già di conoscere le famiglie, ho fatto l'accoglienza alle famiglie, di vedere i genitori che vivono delle cose del genere, è veramente una prova difficilissima. E quindi una persona che fa parte della classe dirigente dovrebbe dare speranza, non togliere, questa è una cosa grave secondo me. E quello che poi mi ha permesso di crescere in questo percorso è perché ho conosciuto un mondo. E secondo ringraziamenti a tutte le persone, ho invitato tutte le persone che pure hanno fatto una telefonata per vedere noi e far vivere questa realtà. Tutti, perché era doveroso fatto. Noi alla fine purtroppo fortuna è andato via, però era giusto fatto. Terzo ringraziamento è alla famiglia, al gruppo Gesco, che in qualche modo ci siamo alleati, abbiamo trovato l'intesa per portare avanti questo progetto. Io ringrazio tutti senza fare nomi perché sarei, diciamo, forse dimenticherei qualcuno, forse sbaglierei, però l'unico nome che posso fare, lo faccio, non nessuno ne voglia, lo faccio io personalmente, è Zamato. Mi ha accompagnato dappertutto, in ogni buco del mondo, per portare avanti questa cosa. Quindi l'unico nome che faccio è lei, vorremmo che fosse una struttura aperta al territorio, vorremmo che fosse un centro polifunzionale, un centro diurno, che aprisse gli orti urbani, gli orti sociali che diventino anche urbani e che diventasse un centro anche di rilancio, non soltanto delle opportunità di crescita per le persone che hanno problemi di sofferenza fisica, ma che sia anche opportunità di inserimento lavorativo, di sperimentazione di nuovi percorsi culturali. Insomma, noi ci investiamo molto anche dal punto di vista politico, che è poi quello che a noi piace fare. Quindi io ringrazio Advance per averci dato questa opportunità e insieme a loro spero di poter continuare a dare quella speranza di cui parlava prima Davide a questo territorio e anche a noi stessi. Io sono molto felice del punto d'inizio, perché questo è un inizio che deve essere sempre più, vi auguro, meno costellato di problemi come quelli che avete affrontato, però quando Davide è venuto per la prima volta a rappresentarmi quello che era il progetto, poi fino a Filippo a rappresentarmi quali erano i problemi che stavamo vivendo, io le guardavo e facevo: questi sono due pazzi, perché alla fine hanno una professione, sono due insomma persone stimate, ciascuno nel proprio campo, così come Ciro, Gennaro, hanno una propria attività, e quindi però siamo proprio lavoriti, come si dice a Napoli, no? Che volevano fare questa cosa. E quando ti rendi conto che questa cosa serve proprio, perché una delle fragilità nelle fragilità è la possibilità delle famiglie di avere strutture a disposizione, professionisti, operatori, persone che sanno come accogliere la difficoltà, il disagio, non è una cosa da poco, e poterla avere, diciamo così, in prossimità del proprio territorio, sapere che si può arrivare in una struttura del genere, penso che sia, diciamo così, vaga, diciamo, la vena di tutta la fatica che avete fatto. Questa struttura così bella, io credo che possa essere sicuramente per noi uno strumento anche di collaborazione, perché non esistono, sono poche e ce n'è bisogno. Quindi complimenti anche per aver scelto un tema molto sentito oggi nel welfare e soprattutto un tema dove non ha delle risposte adeguate.